Maurizio Milani. Bene. Dai. Vabbè. Allora, niente, da bambino volevo spostare l'asse terrestre, no? Tu dai una botta al pianeta, lui salta avanti e non è bello perché sfasi tutte le stagioni, anche il frumento non viene più su bene e dispiace. Niente, cambio numero senza dirlo. Le modelle che vengono a Milano per fare le sfilate di notte girano nelle osterie sui Navigli per fidanzarsi in casa con maschi lombardi piccoli sul quintale di peso vivo, che anche a ragionare metti giù una frase, non sono capaci, hanno preso degli spaventi, sai, confondono, vanno in stazione. Lì c'è Carla Bruni, Naomi, Natasha, loro fanno l'asta bovina, mio, tuo, li pesano, poi vanno alle feste degli stilisti a vantarsi a chi ha in mano il manzo più bello. Boh, ero al veglione qui fine anno, al tavolo con la mia amorosa Seria di Piacenza, fidanzato in casa da 2 anni, brava ragazza, viene lì al tavolo Natasha, io non sapevo chi era, e fa: vuoi limonare con me? Sì. A me limonare con te, limonare con lei è uguale. Sono qui, devo tirare l'ora, eh. La barista: ti amo, calma, ragazza. Boh, mi sono fatto palpare, ho esibito il lutto, bello, metti via. Dico alla mia amorosa: Paola, vado via con questa magra. Sì, ti ho illuso, sono stato falso, mi vanto, dammi indietro i regali. Bon, lascio lì a metà così il pezzo, perché tanto non è che mi lasciano a casa, sono iscritto alla CGIL. Allora, salve, era un periodo che in giro per le stanze non trovavo più niente. Io ho sempre rubato in casa e per quello mi sono sempre trovato bene, non è che... Era un momento che non c'era più niente da vendere. Allora ho preso mio nonno, cavaliere di Vittorio Veneto, onore delle armi con il Duca d'Aosta in Africa orientale, nei Caimani del Piave, e l'ho attaccato fuori dal balcone. L'altro bel drogato che abita davanti a casa mia non fa niente nemmeno lui dalla mattina alla sera, si lamenta, pretende, si vanta, fa: buttalo giù, poi prendo la colpa insieme a te e andiamo in comune a far domanda, loro sono obbligati a darci il posto. Qui salto un pezzo. Sa, no, facciamo un lavoro fatto bene. Ti leggo un lenzuolo alla caviglia, ti do ad occhio 2 metri di tolleranza da terra e ti scaravento giù come una valigia. Tipo prova di coraggio, sposo amazzonico. Sto uomo: Carlo, posso fasciarmi le giunture per evitare lo sfilacciamento dei legamenti? No, quelle lì sono cose che devi vedere tu, eh. Boh, basta, tanto i soldi sono quelli, non è che se fai il pezzo più lungo... Ieri non sapevo cosa fare, allora sono andato qui avanti in comune, mi sono fatto sterilizzare. Lì c'è un impiegato che invece di andare in mensa fa pausa, lavora bene tutti questi lavori qua, tipo ti ferra le zampe, anello al naso, è deciso. Lui dice che ha fatto solo la terza media, ma per me ha studiato. Comunque niente, il sindaco lo sa, però finché non ci sono le firme in giro che tu ti lamenti, devo dire che ha fatto così: mi ha dato una botta qui al sacco scrotale con una pila a basso voltaggio. Boh, fa: sei sterile. Ah, grazie. Un'impiegata: ti amo, calma. Insomma, ho vagato così per Milano, alla sera sono tornato indietro, gli ho detto: oh, fammi tornare in piedi come prima. È stato bello, basta.
Lui fa, no, l'infermiera nel sentire l'uomo che prima dice una cosa, poi il contrario, mi ha chiesto in sposo. Quello là che ha fatto la sterilizzazione, diciamo, si è offeso, sai cosa ha fatto? Si è iscritto a Forza Italia, che come movimento è sano. Dispiace che ci sono quei 3 o 4 che lo rovinano. Uno sono io. Bon. Il numero è finito, altro pezzo, così, stai qua. Silenzio. Adesso curo il ratto là, il ratto animale, perché lui è falso. Prima lo ammazzavi con i nitrati, il veleno. Fermo. Adesso l'unica cosa è il contatto meccanico. Allora cosa fai? O lo miri con la carabina che spara il sale, o l'operatore, sono io, mangia il veleno, lo cura, lui esce, sputi sul muro, salta giù l'intonaco, il ratto si spaventa, muore. Però mi ammalo io. Infatti ho un uretere che l'ho preso e buttato via. No, devo dire che il ratto poi è falso, non tollera nel fosso altre specie che non siano la sua. Dopo anni era tornato a fare il nido sui navigli il merlo acquaiolo. Bello. Lui ha illuso la mamma merla. Portata fuori a cena. Ti amo. Grazie. Do il cognome ai bambini. Sì. Poi lei è andata via. Lui ha preso le uova. Belle. Ha dato una testata. Spaccato il guscio. Aperto. Con un legnetto ha mischiato. Si è aiutato con il marsala secco, ma poi l'embrione di quello là ha reagito, il DNA è saltato fuori qualcosa, non era né ratto né merlo, era un esserino sterile a forma di palla, io l'ho anche mangiato, era buono, però non è che tutti i giorni posso fare quella fine lì. Ciao, saluti, grazie.